C'è la storia, c'è il passato, ma c'è tanta voglia di futuro, di nuove sfide. Il Consorzio Citra festeggia i 50 anni, riconoscendo ai soci fondatori la grande intuizione di aver creduto nella cooperazione e nella forza del territorio. Loro ci hanno messo vini, volti, valori, sui quali ancora oggi si basa la mission del Consorzio. Al Tosti di Ortona si sono ritrovati istituzioni, rappresentanti di associazioni, esperti per festeggiare una grande realtà e per parlare di nuovi scenari. Citra, 3.000 famiglie, 6.000 ettari di vini, e 9 cantine, una realtà in crescita. Il presidente Sandro Spella. Sono 50 anni che Citra è presente nel mercato e sono 50 anni di crescita. Quindi vuol dire che da 50 anni Citra riesce a fare coltura e cultura della vite e quindi si sta preparando ai nuovi mercati, alle nuove sfide. Quindi diciamo che non solo abbiamo compiuto 50 anni, ma ci prepariamo per i prossimi 50 anni, sperando che siano di grande risultato e soprattutto che ci possa ovviamente innalzare quella che è la remunerazione di ogni singolo agricoltore. Una grande struttura al servizio dei produttori, Riccardo Cotarella, presidente mondiale degli enologi. Citra è un punto di riferimento che riguarda l'imprenditorialità dei produttori abruzzesi. Poche regioni hanno creato una struttura così grande al servizio dei produttori, grande ma anche di qualità. Il consorzio è in cantiere diversi progetti che puntano anche alla sostenibilità. Il direttore generale Fabio De Dominicis. Sono in atto dei progetti molto importanti per quanto riguarda l'innovazione, dei progetti con i nostri soci per innalzare anche il livello di Citra, perché comunque, come sappiamo, Citra è un'azienda che si rivolge al mass market come business principale, però sostanzialmente già da un po' di tempo e da anni che sta portando avanti questi progetti, e quindi il futuro sarà quello proprio di proporre al mercato nuovi vitigni con un posizionamento più alto di quello che sostanzialmente è oggi. Un percorso iniziato nel 1973 dal quale si tramandano i valori con un neologismo creato ad hoc. Ci tramandiamo, Giuseppe Colantonio, responsabile marketing. Il ci tramandiamo, perché la cosa più importante è poi trasferire quelli che sono stati i sogni, le ambizioni, la visione e i valori che i soci fondatori nel 73 avevano, quelli che abbiamo portato avanti negli anni, ma ancor di più quelli che ci permetteranno di guardare con fiducia, slancio a un futuro che, anche se non è sempre roseo, però se ci sono questi valori, i volti, le braccia di 3.000 soci, possiamo affrontare con slancio e fiducia il futuro. La Regione Abruzzo continuerà a sostenere il comparto vitivinicolo. La produzione del vino è legata al territorio, alla storia, alla tradizione, ha detto il presidente Marco Marsilio. Una giornata di festa con un ospite d'eccezione, Katia Ricciarelli, che si è esibita insieme al tenore Francesco Zingariello. Ed il gran finale, dedicato a tutti i collaboratori.